Benvenuti, siamo live per presentare la terza edizione di Perché sì, il contest e hackathon promosso da Sanofi Pasteur. Siamo live da un posto meraviglioso, da ospiti di Scuola Holden all'interno del General Store, e di fatto oggi racconteremo che cos'è questa terza edizione in un anno molto particolare, in un anno che ha stravolto il mondo della salute e sta ridefinendo anche nuovi chiavi di lettura per i temi legati alla prevenzione. Proveremo a declinare che cosa è tutto questo anche nel racconto dei tanti medici operatori della salute che poi di fatto sono sul fronte, nei distretti sanitari, nelle strutture di vaccinazione dei territori, e che potranno aderire a questa nuova edizione di Perché sì 2021, è proprio incentrata sulle vaccinazioni dimenticate, un allarme lanciato dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, già a marzo 2020, che di fatto poneva l'attenzione sullo stravolgimento del calendario delle vaccinazioni e che porterà di fatto purtroppo conseguenze anche negli anni che verranno. Lo tsunami della pandemia in questo 2020 ha comportato di fatto anche questo. Proveremo a capire come poter reagire, come declinare una narrazione differente che dai territori poi arriva ai social media, all'online, e coinvolge di fatto dei cittadini che sono sempre più connessi. Lo facciamo in questo splendido posto, e di fatto per parlare anche di questo posto e anche del percorso di formazione che faranno i vincitori della terza edizione del Perché sì 2021, mi vorrei spostare dove c'è Stefano Milano, uno dei docenti di Scuola Holden, coordinatore del corso di Corporate Storytelling. Ciao, buongiorno, e buongiorno a tutti e benvenuti a Scuola Holden. Grazie dell'ospitalità. E io innanzitutto, noi questo concorso e questo appuntamento è un po' legato ai temi dei linguaggi, linguaggi della salute, scientifici, autorevoli, però anche efficaci, social. Cosa sta cambiando a tuo modo di vedere? Ma a mio modo di vedere sta cambiando che c'è una bellissima, per fortuna, tensione positiva. Cioè nel momento in cui stiamo vivendo, che è un momento ovviamente drammatico, complicato, c'è una grande attenzione, lo stiamo vedendo in questi giorni rispetto alla corsa al trovare il vaccino anti-Covid, in cui anche Sanofi Pasteur partecipa. C'è questa tensione positiva che è assolutamente affascinante da sfruttare. C'è un'attenzione che, ci riflettevo qualche giorno fa, in qualche modo ricorda quando 50 anni fa si doveva andare sulla Luna, che è stato il primo momento in cui tutti i cittadini, tutte le persone avevano una grande attenzione per quello che stava per succedere, si sono avvicinati clamorosamente ai temi scientifici, dell'innovazione, della tecnologia. Oggi in qualche maniera stiamo rivivendo una cosa di quel tipo, e la grande sfida in questo momento è riuscire a portare quell'attenzione, a mantenerla attraverso i linguaggi della comunicazione, della scienza, dello storytelling, cosa che qui alla Scuola Holden si fa da tantissimi anni ed è sempre più sviluppata, e di riuscire, come dicevi tu, a partire da chi si occupa di scienza ed arrivare ai cittadini, al pubblico che consuma contenuti attraverso anche i social media, soprattutto, che nel bene e nel male anche sul tema vaccinazioni, calendari vaccinali eccetera, sono in questo momento determinanti. Ecco, sono determinanti tra l'altro i vincitori di questo concorso. In giuria siete in otto, tu sei uno degli otto giurati, ci sono giornalisti, creativi, sociolinguisti, ma anche poi operatori della salute, e di fatto decreterete poi i vincitori. Che cosa faranno i vincitori nel 2021 con voi qui in Scuola Holden? Faremo un percorso di formazione rispetto allo storytelling scientifico che sarà molto basato proprio sui linguaggi. Li citavamo prima, i social media sono un po' questa bestia da riuscire a cavalcare in questi anni, e lo storytelling è fondamentale, ma è fondamentale anche il linguaggio che si usa per fare storytelling. Questo perché? Perché c'è un famoso studio, ad esempio, che dice che l'attenzione, la soglia di attenzione rispetto alla fruizione di contenuti digitale è di 8 secondi. 8 secondi sono pochissimo, sono nulla, quindi in quegli 8 secondi tu devi prendere la persona che sta seguendo quella storia e portarla dentro la storia, se no passa un altro canale. Dall'altra parte c'è un altro discorso: in questi anni abbiamo visto in maniera chiarissima come la battaglia per chi produce contenuti, comunica scienza, comunica in generale, non è tanto tra lo scegliere se leggere quel libro o quell'altro libro, andare al cinema o al teatro, ma è una battaglia fondamentalmente sul tempo delle persone. Quindi la sfida è tra guardare una serie TV oppure leggere un libro.
sul leggere un quotidiano oppure stare alla mattina sul treno inebetito a scorrere i vari messaggi della bacheca di Facebook. In questo ambito qua il linguaggio che si usa e i linguaggi che si possono usare rispetto ai pubblici, perché questo è un altro discorso, non parliamo di un pubblico generale, ma bisogna ragionare in termini di pubblici diversi rispetto al contenuto, diventa ancora più fondamentale. Il percorso che faremo di formazione sarà molto legato proprio al tema dei linguaggi da usare. Insomma, un percorso di formazione mi sembra molto concreto, legato ai linguaggi e anche poi al target, si parla tanto di questo, ai quali ci si riferisce. E ti chiedo un'ultima cosa, insomma, ma quindi gli operatori della salute, questo concorso è aperto a tutti loro, devono diventare necessariamente anche dei narratori in questo tempo così stravolto? Assolutamente sì, le storie sono ovunque. Qua ci sono delle storie, qua fuori ci sono delle storie. La parte più affascinante è proprio quella, cioè il capire quali sono le storie e con quali linguaggi raccontarle. Quando parlo di linguaggi che vanno dalla storia scritta al video, all'infografica, alla data visualization, il data journalism, che è un'altra cosa che in questi anni è fondamentale. A partire da quello che è il contenuto e la storia e quello che è il pubblico e il media che si usa, ci sono tanti diversi linguaggi possibili. Il percorso che mi piacerebbe fare con chi vincerà il concorso è proprio quello, lavorare su tutto questo percorso e riuscire anche giocando molto magari a prendere una stessa storia, uno stesso contenuto e a renderlo in maniera completamente diversa. Grazie, grazie Stefano Milano, grazie. E noi adesso abbiamo anche la testimonianza di chi guida in un anno così delicato la struttura Sanofi Pasteur dedicata appunto alle vaccinazioni e alla prevenzione. Allora il welcome di Mario Merlo, General Manager di Sanofi Pasteur. Oggi lanciamo la terza edizione del progetto Perché sì, e per me questo è un grande orgoglio. Il tema che abbiamo scelto insieme ai nostri partner e con la community allargata è quello legato alle vaccinazioni dimenticate, riprendendo l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a marzo del 2020. I programmi vaccinali hanno permesso di controllare terribili malattie infettive che oggi fortunatamente sono un lontano nostro ricordo. Il problema è che però all'interno di una attuale pandemia, queste vaccinazioni si sono un po' dimenticate e gli appuntamenti vaccinali zoppicano. Questa situazione si è particolarmente esacerbata all'interno del secondo lockdown. Questo non è possibile perché avrà e può avere un impatto molto importante da un punto di vista di sanità pubblica, perché non ci possiamo permettere di avere nuove epidemie all'interno di una pandemia già in atto, come peraltro ribadito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche dal Calendario per la Vita. Quindi è quanto mai importante continuare a lavorare sul programma vaccinale, sul Calendario per la Vita, e grazie quindi a chi prenderà parte di questo nuovo viaggio di co-creazione e grazie ai partner Citi e Scuola Holden che rendono possibile tutto questo. Grazie allora Mario Merlo, in bocca al lupo anche da parte nostra a tutti i partecipanti a questa nuova edizione Perché sì 2021, però proviamo a riannodare i fili del racconto, tornare indietro alla scorsa edizione Perché sì 2019, seconda edizione, lo facciamo con questo filmato. Questo è Perché sì, il laboratorio Contest e Hackathon di Sanofi Pasteur per raccontare la nuova comunicazione sulla vaccinazione e sul valore della vaccinazione. Diciamo che questa iniziativa si è dimostrata un ottimo stimolatore di idee che sicuramente c'erano già, perché il mondo della sanità pubblica è un mondo diciamo, con tante potenzialità e con tante idee, e direi anche sul campo dei vaccini, anche con tanto entusiasmo. Sanofi
Sanofi Pasteur deve mettere sempre a disposizione contesti come questi, mettendosi in ascolto e promuovendo la contaminazione tra mondo scientifico e i giovani comunicatori di domani, sotto sempre l'attenta e rigorosa verifica dell'evidence-based medicine. Però i giovani comunicatori devono, e mi auguro che anche quest'anno lo abbiano fatto, disegnare un pochino fuori le righe. Perché sì? Perché sì? Perché sì? Perché sì? Perché sì? Perché sì? Perché? Perché sì? 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 Perché? Perché sì? Perché sì? Perché sì? Perché sì? Perché? Perché sì! E allora dall'edizione seconda ci spostiamo per la terza, questo è il lancio Perché sì 2021 e siamo ospiti della Scuola Holden, e allora io lascio il palco a uno dei fondatori della Scuola Holden, il preside per eccellenza della Scuola Holden, Alessandro Baricco. Eccomi, abbiamo una mezz'oretta, mi sembra, per provare a dire qualcosa di utile. Mi pare di aver capito che il problema, come per tutti in questo momento, è provare a dire le cose in cui crediamo, le cose che possono anche nel nostro piccolo, in quel pezzetto che ci compete, tenere il mondo in piedi o se non addirittura migliorarlo, dire queste cose in un periodo molto particolare in cui intorno a noi accade uno scenario completamente inedito a cui non ci siamo ancora abituati e che naturalmente tende a modificare un pochino tutti i comportamenti, anche i nostri sistemi di misura. Ecco, se pensate a cosa oggi può essere la sorpresa, oppure cosa può essere oggi il timore, o cosa può essere oggi la parola futuro, insomma è da un annetto quasi che sono parole che hanno cambiato completamente peso, misura, bilanciamento, e quindi per tutti quelli che comunicano in questo momento niente, il gesto, che già di per sé non è facilissimo, è diventato di grandissima complessità. In questo ambito circoscritto di questo tipo di comunicazione che voi tutti fate, possiamo individuare qualcosa che ci può essere un pochino utile nell'orientarci, darci come fosse una specie di direzione virtuosa, per non farci perdere tempo, per non farci perdere forza e impatto su quelli che abbiamo intorno. Allora, per quanto ne ho capito io, ed è quello che metto in comune oggi, la cosa principale che è cambiata per tutti noi che comunichiamo in qualche modo, qui in questa scuola si direbbe narriamo, perché abbiamo un po' questa abitudine, però insomma tutti quelli che costruiscono narrazioni in questo momento e cercano di far passare idee, convinzioni, visioni attraverso i racconti, la cosa sostanziale che è cambiata è che da molti mesi la gente è stata, tutti, a tutti i livelli, tutti noi, la nostra comunità, si è abituata a pensare i problemi non come circoscritti, non come indipendenti, non come isolabili. Non come indipendenti, isolabili da cosa? Da un contesto molto più ampio. Cioè, in maniera quasi animale, istintiva, diciamo, le dimensioni della pandemia, che sono globali, per cui ci sono gli uomini contro il nemico, tutti gli uomini però, no? Questo modo qua, in maniera quasi istintiva, ha suggerito che qualsiasi tipo di insidia è un'insidia che coinvolge tutte le altre, coinvolge tutte le altre forze che stanno nello stesso momento premendo sul pianeta, sul nostro mondo, e che coinvolge tutti in qualche modo. Cioè, al di là di qualsiasi razionalità, credo che in questo momento anche, non so, la gente normale come me, quando vede, cioè, la sua funzione normale, ad esempio di padre, e pensa come gestire le proprie famiglie, eccetera, capisce che non ha senso trovare una soluzione per la tua famiglia, ha senso trovare una soluzione per le famiglie.
perché la pandemia ci ha messo in questa situazione qua. E quindi diciamo che il problem solving, che una volta prima di questa pandemia poteva essere anche in maniera istintiva un chinarsi su un singolo problema e risolverlo, adesso invece sembra proprio richiedere il contrario, cioè mi allontano e cerco di capire dove questo problema è iniziato, da dove arriva, da lontano sicuramente, cosa ha coinvolto. E ci sta togliendo, tutto questo ci sta togliendo l'illusione, che infatti era un'illusione, che si possa isolare un problema e risolverlo. Su questo tema, ad esempio, della salute, noi è proprio molto pratico, cioè in questo momento a tutti i livelli si sta formando la convinzione che il problema della salute non è un problema medico, non è un problema di comportamenti, nemmeno di tipo igienico, sanitario, ma è un problema che viene dal nostro modo di stare al mondo. Dunque ben prima che diventi un problema sanitario. Il fatto che il virus ci sia arrivato con questa sua portata narrativa immane, enorme proprio, ha spento quasi tutto intorno a sé. Ci voleva la morte di Maradona per spostare da quel primo titolo, no? Tutto questo. Il fatto che lui abbia proprio questa, lui intendo dire il virus, abbia alcuni tratti narrativi che poi ci segnano, cioè è invisibile, viene da lontano, implica una mobilità della gente esasperata, viene, insomma, lo dico in maniera confusa come noi tutti lo percepiamo, viene da un mondo che non è quello degli umani, forse viene fuori dalle foreste, dal mondo animale, da un tutto, no? da un habitat complessivo da cui pensavamo di esserci sfilati via in maniera igienica con i nostri comportamenti. Insomma, tutto questo porta inesorabilmente le persone a pensare i problemi in un modo diverso. Così, nell'ambito, diciamo, stretto della salute, io credo che in questo momento non si possa fare nessun discorso narrativo legato a un singolo problema. Cioè devi lavarti i denti perché sennò ti viene la carie. Dico una cosa molto semplice, ecco. Perché invece noi in questo momento tutti sono portati a pensare che c'è una cosa che sono i tuoi denti e riguarda il tuo modo di mangiare, il tuo modo di dormire, di svegliarti, di considerare cosa sia la bellezza, di assicurare un certo tempo ai tuoi denti piuttosto che a un altro, una certa idea del tuo corpo, un rispetto del tuo corpo, perfino un rapporto con gli altri. Cioè, più nessuno in questo momento la penserebbe dritta dritta come quando io ero piccolo e mi dicevano se non ti lavi i denti ti viene la carie, chiuso, punto. Era un processo che si era già avviato da tempo, ma sicuramente la pandemia l'ha accelerato proprio in maniera esasperata. Quindi oggi chiunque si presenti con un problema molto circoscritto e una soluzione al problema molto circoscritto non è ascoltato, cioè sembra obsoleto, sembra una cosa che viene quasi da una civiltà precedente. C'è un'idea, ad esempio, parlo della salute perché è un po' il nostro tema, no? Se volete sintetizzare anche nella vostra memoria questa idea, c'è un'espressione che non è mia, è di una scienziata che si chiama Ilaria Capua, che è anche abbastanza nota in Italia perché va spesso in televisione a narrare cose strane, cose diverse della scienza. Lei sono anni che lavora su un'idea che ha chiamato così, salute circolare. E questo può essere un tipo di nome che può ricordare a noi tutti un certo modo di affrontare questo problema. E quando lei dice salute circolare, dice il fatto che non c'è veramente un punto di inizio e un punto di fine dell'intervenire sulla salute, ma c'è una sorta di rotazione in cui tutte cose sono effetto e causa di un'altra, diciamo. E isolare un pezzettino è illusorio, perché se tu non riesci a instaurare un ciclo virtuoso, puoi giusto rattoppare qua e là, ecco. Questa idea non importa in questo momento se sia giusta o sbagliata, francamente, ma è l'idea che noi vogliamo, cioè in questo momento tutti gli umani credono in questa cosa.
adesso la possiamo chiamare così, salute circolare la possiamo chiamare in molti altri modi, ma sostanzialmente è l'idea che oggi è gradita a tutti quanti. Ce l'ha suggerita la pandemia, l'avevamo già in testa in qualche modo. Quando noi diciamo entriamo in questa idea e cominciamo a raccontarla o ad adattarla ai nostri temi, tutto corre più veloce perché c'è una disponibilità da parte di tutte le persone di farla ruotare nella testa più agilmente, con meno resistenze. In questo momento a chiunque si vada a dire beh, i tuoi dolori di stomaco dipendono comunque anche dal tuo stare al mondo, rapportare con la gente, viene ascoltato. Se uno oggi va e dice tu mal di stomaco, boh, prendi questo, click, io credo che proprio addirittura la gente non prenda più quello, cioè non ci creda ormai talmente poco, sì, insomma lo puoi prendere, ma non è esattamente quello che ti chiedono in questo momento. Se invece gli chiedi prendi questo e corri un'ora al giorno, lo faranno, lo faremo, non voglio dire che la gente, cioè io per primo, ecco, siamo in questo circolo, diciamo, di pensieri e di lettura del mondo. Ancora più a monte, oggi la riflessione sulla salute, a partire dal suo apice, che è la riflessione sulla pandemia, a scendere fino alla carie, a lavarsi i denti, tutta questa riflessione qua sta, secondo me, trasferendosi con una certa velocità da una zona mentale a un'altra. Diciamo così, mentre per molto tempo tutti i temi della salute sono stati in una zona mentale che potremmo intitolare difenderci dal male, ecco, in questo momento qualsiasi riflessione sulla salute sta spostandosi verso un'altra zona mentale che si chiama costruire il bene. Quindi difendersi dal male e allora faccio questo, oppure voglio costruire un mondo migliore, un modo più giusto, più sano di stare al mondo, e allora la salute fa parte di questo, di un tuo rapporto proprio con l'esistere, diciamo. E quindi, secondo me, il discorso sulla salute deve passare da quest'area mentale all'altra. Qualsiasi cosa, anche molto efficace, molto strutturata, che noi però collochiamo nell'habitat della prima zona mentale, cioè combatto un male, è destinata a perdere forza, a perdere potenza. Può funzionare, in alcune situazioni estreme è forse ancora quella più forte, no? Cioè se è un pelo della morte, naturalmente lì ti stai difendendo dal male, non hai molto margine, ma se ad esempio parliamo di vaccini, dei vaccini soprattutto quelli di base, ecco, lì è molto, ormai non è quasi più mi difendo dal male. Lì è un discorso proprio che riguarda il modo di costruire quotidianamente uno stare al mondo degli umani più bello, più giusto, più equilibrato, quasi una missione che ci siamo dati, una grande avventura per cui la gente ha ormai grande passione. Qui c'è una buona parte, direi proprio la maggior parte del discorso, cioè insieme di narrazioni che circola nella zona salute, che proprio va spostato. Se non si è già spostato, va spostato. Se no, non viene ascoltato, secondo me. Sì, ascolti, d'accordo, però mentre 50 anni fa era definitivo, no? Era il discorso, no, in questo momento passa e scarica giù molta poca forza. Mentre invece anche un discorso un po', diciamo, non perfetto, non smerigliato, non così lavorato bene, magari un po' improvvisato, perfino un pochino fragile, ma se collocato nella zona mentale dove la gente vuole stare adesso, assume una potenza che mai più penseresti, ecco, per dire. La singola frase proprio, anche se non è chissà che, ma la singola frase diventa uno strumento di forza che non avremmo mai pensato. Perché da sempre è così, cioè al di là della tecnica di edificare bene proprio lo strumento della comunicazione, l'andare delle cose, e soprattutto l'abilità di farle viaggiare nella zona mentale giusta in cui in quel momento gli umani sono sintonizzati, che dà la forza a un messaggio. Poi c'è la tecnica che può limare, ma qualcosa di tecnicamente ineccepibile che abita in una zona mentale sbagliata,
una di quelle che ormai la gente sta lasciando, no? Ci hanno lasciato qualcuno delle vecchie robe che non interessano molto. Ecco, lì niente, non hai forza. E se dovessi indicare questa zona mentale dove noi stiamo andando compattamente, e che è la zona mentale in cui quindi il discorso sulla salute si deve trasferire, come il discorso sul cibo o il discorso sull'istruzione, la formazione, facendo riferimento a questa scuola, è una cosa che abbiamo, un problema diciamo che abbiamo tutti, se dovessi dare un nome a questa nuova zona mentale, sempre per aiutarvi a memorizzare o coi nomi a fermare nella vostra mente, nella vostra memoria, un'intuizione, una visione, alla fine una delle, anche qui, un'espressione che non è affatto mia, ma che trovo più forte di altre, così come la salute circolare di Laria Capua, c'è un'espressione tra il filosofico, il politico e il poetico, che è stata coniata nel Latino America, in particolare ovviamente da una parte, diciamo, soprattutto diciamo Uruguay, ma insomma ha moltissimi riflessi anche in altri paesi del Latino America, e che è diventato quasi il nome di un boh, di un'idea di stare al mondo, che è molto semplice, come spesso succede con Latino America, un'espressione molto, molto molto semplice, ma poi se vissuta veramente è utopica. E il nome che loro hanno dato è questo, nella loro lingua è il bien vivir, che non saprei nemmeno tradurre, ma non ce n'è bisogno perché sono due lingue vicine. Il bien vivir è una specie di... c'è dentro tutto, cioè c'è il fatto di ballare, ma anche stare al mondo in maniera giusta, rimettere la felicità al suo posto rispetto all'efficienza, rimettere la ricchezza al suo posto, cioè togliendola dal primo posto in alto. C'è un'idea di rapporto con il resto del creato più lieto, più leggero, più... ecco. Per cui, per quanto generica, secondo me racchiude molto bene, se non proprio esattamente quello che tutti noi in questo momento vogliamo, ma o facciamo, ecco, facciamo non tanto, ma ecco, quello che sogniamo, però sì, cioè c'è una carica proprio di visione e di, non dico di utopia, ma di speranza, di determinazione, no? di traiettoria, il bien vivir. La salute già da tempo si sta spostando in quella zona lì, ecco. Quindi per essere chiari, collegate la storia dei vaccini, ma qualsiasi cosa, prevenzione, esami, se provate, che sono di per sé delle rotture di palla, cioè diciamocelo, non è che... Ecco, se però voi le provate a spostare verso il bien vivir e collegate con la salute circolare, capite che razza di discorso allora noi oggi dobbiamo fare, cioè quali sono le parole che dobbiamo scegliere, quelle che non dobbiamo scegliere, i percorsi mentali che dobbiamo suggerire, quelli che dobbiamo assolutamente evitare. Insomma, vi portate secondo me in una zona più corretta, dove siete in grado di scaricare più forza, ecco, che poi vuol dire convinzione, vuol dire capacità di condividere convinzioni e principi. Una volta, diciamo, traslocato il nostro intero sistema di lettura nell'area giusta, quella più appropriata, quella più condivisa in questo momento, noi abbiamo possibilità di comunicare davvero. E lì non dobbiamo rovinare tutto all'ultimo, trascurando i dettagli, sottovalutando l'utilità della tecnica, pensando che sia una passeggiata, perché non lo è, è sempre una battaglia piuttosto dura. Battaglia non è il termine giusto, ma insomma è un confronto, è una sfida, è un gioco duro la comunicazione, non è mai una passeggiata. Ecco. E allora, in questi ultimi minuti che ci restano, voglio dire tre cose, che mi sembra di aver capito di tecnica comunicativa importanti in questo momento. Cioè non l'avrei dette magari un anno fa,
ma in questo momento, mentre ancora la pandemia ci ipnotizza, queste tre cose mi sembrano tre cose da non perdere mai di vista, diciamo. Sto parlando proprio di tecniche, eh? Inutile se non avete traslocato tutto quanto in un'area mentale che è quella in cui la gente è in questo momento. Se no, urlate da lontano. Allora, tre cose. La prima è che ovviamente in questo momento la gente è grata a chiunque parli con sicurezza. Ma questo però può essere un trappolone bestiale, perché bisogna capire che tipo di sicurezza. In questo momento la gente non sopporta la sicurezza arrogante, non sopporta la sicurezza che non ammette obiezione, non ammette nessuna sicurezza che venga da un'autorità che viene dal passato, diciamo. Non è che perché tu sei il ti stanno ad ascoltare, non adesso. Dunque chi stanno ad ascoltare? Io credo che in questo momento stiano ad ascoltare soprattutto persone sicure in modo calmo e consapevole di avere sicurezze non definitive, bibliche e permanenti, ma di avere una sicurezza che vale le prossime 24 ore. Cioè una sicurezza molto salda, ma pronta a riaggiornarsi con grande velocità. Chiunque in questo momento arrivi con una verità indiscutibile, che cade dal cielo, sì, magari lo ascoltiamo pure, ma non è quello di cui abbiamo bisogno, diciamo. La scienza ha spesso questo tono, la scienza non ammette contraddittorio, la scienza ha un metodo e non lo discute, la scienza ha delle conclusioni e sono numeri, la scienza non ama il dibattere, la scienza è arrogante con l'ignoranza, la scienza è molto molto restia a mettersi in discussione, la scienza viene da figure professionali che hanno in sé come fosse un passato che da solo, secondo loro, dovrebbe assicurargli autorevolezza. Quindi la scienza parte malissimo in questo senso, perché ha tutti i tratti che in questo momento risultano particolarmente irritanti. Niente, bisogna sfrondarli, benché appunto quando si parla di salute, di farmaci, si rientri quasi completamente nell'ambito della scienza e di quel tono della scienza, purtroppo in questo momento non è il tono giusto. Ecco. Sarebbe irritante avere degli scienziati insicuri, carichi di dubbi e incapaci di dare risposte, ma in questo momento è completamente inutile avere scienziati inadatti al dubbio, sicuri in maniera arrogante o a prioristica della loro forza. Quindi bisogna mettersi un po', diciamo, tra queste due posizioni e trovare quel tono di voce che sta fra queste due posizioni. Primo punto, quindi, sicurezza, la riassumerei così, sicurezza ma non arroganza, convinzioni non certezze, anche se si è certi, la scienza si illude di essere certa, ma sono convinzioni. Direi forse più parole che numeri, forse, in questo momento, proprio per essere proprio tecnico. Il secondo punto... non credo che in questo momento aiuti usare toni di emergenza, toni estremi, cioè la capacità di noi tutti di ammettere un discorso che parte dal presupposto di un'emergenza assoluta che non ci lascia molte possibilità e che dobbiamo anche intervenire molto in fretta, ecco, cioè c'è una quota possibile in tutti noi di sopportazione di questo tipo di discorso e questa quota attualmente è monopolizzata dalla comunicazione pubblica, diciamo, delle nazioni, delle autorità nazionali sul tema del Covid. Non ce n'è più
proprio non c'è, cioè se uno arriva e dice mangia questo perché sennò domani è scaduto, ecco, per fare un esempio un po' minimo, cioè già io non lo mangio, cioè, ma non dico la gente, io, cioè chiunque, perché non ne possiamo più, perché tutta la nostra capacità di ragionare in questa postura particolare che quando sei nell'angolo e uno ti sta tempestando di pugni, questo noi lo stiamo interamente dedicando, giustamente, al discorso pubblico sul Covid. Quindi se io voglio parlare d'altro, non so, della necessità di venire in questa scuola, ad esempio, l'ultima cosa che devo fare è, se non vieni in questa scuola, sei fritto, perché non ti basta, non ti stanno più ascoltare, la capacità è proprio esaurita. Quindi bisogna trovare altre, cioè è facile, è sempre facile, ci sono tante cose, tu dici guarda, se non metti pneumatici da neve, sei fregato, domani neve, cioè, no? È molto facile ovviamente, però in questo momento se vuoi avere forza devi concedere a tutti di essere convincente senza che ci sia questa spada di Damocle immediata su di te. Questo, se uno si ricorda del bien vivre, ad esempio, se voi pensate veramente a un modo bello di stare al mondo, è un mondo che non ha emergenze perché in qualche modo arriva sempre un pochino prima, cioè sa già quel che lo aspetta, no? Perché ha un moto più tranquillo, più paziente, perché vede più lontano, non ha questa isteria di guardare sempre solo vicino. Ecco. Quindi insomma, diciamo che tecnicamente oggi se voi dovreste togliere tutto quello che è linguisticamente bisogna, si deve, non si può rinviare, tutte queste non si può, è tempo, ci manca poco, tutto quello che c'è, emergenza, countdown, tempo scaduto, tutte queste robe qua. Non che siano, alle volte sono proprio giuste, cioè bisogna anche dirle, ma niente, bisogna arrampicarsi sui vetri e non usare queste espressioni che in questo momento sono completamente afflosciate, non svegliano più nessuno, diciamo. E la terza e ultima che mi sento di suggerire è che oggi c'è una grande inflazione del termine futuro, perché nessuno se la sente di parlare del presente, e quindi niente, in tutta la comunicazione c'è una grande enfasi sul futuro. Sta passando questa idea di fondo che in questo momento noi stiamo costruendo il nostro futuro, è un'idea buona, probabilmente ci porterà bene, ci aiuterà effettivamente a costruire qualcosa di diverso, ci aiuterà a imparare la lezione di questa pandemia, e quindi in genere è una buona narrazione questa qui. Peccato che in questa grande orgia di futuro si sia lasciato disabitato il presente, cioè in questo momento tutti noi abbiamo la testa piena di slogan e di parole d'ordine sul futuro, sappiamo tutti cosa fare del futuro, ma dopodiché non c'è nessuno che ci dice cosa dobbiamo fare tra due ore, non cosa dobbiamo fare, ma come possiamo stare bene fra due ore, cioè non c'è nessuno che ci aiuti a vivere il presente. Il presente sembra essere diventato una roba che abbiamo sospeso, cioè torno subito, mi ho messo il cartelletto, ma noi il presente praticamente lo stiamo risolvendo nell'assolvere ai doveri che ci vengono dall'emergenza della pandemia. Se vedete, lo vedete molto chiaramente nei ragazzini, chiaramente tutto questo li sta rubando, non il futuro, li sta rubando il presente, ma sapete, a certa età, quando sei molto piccolo, quando non sei più veramente giovane, puoi anche non vivere nel presente, puoi vivere nel futuro e nel passato, ma c'è un'età in cui invece proprio vivere il presente è tutto, sostanzialmente, e quindi in loro è molto più visibile, no? E loro li hanno portato via. Ma non è un'esigenza solo loro, tutti noi abbiamo bisogno di presente. Per cui posso sbagliarmi, ma oggi un'altra cosa che ti dà forza è che inclina la gente ad ascoltarti, e se tu gli stai parlando del presente, sì, magari una prospettiva di appunto pianeta migliore, ma hanno bisogno di sapere che esiste ancora, ecco.
E anche lì è una roba proprio tecnica, cioè di scelta di parole, di tono, di metafore che si scelgono, no? In qualsiasi cosa, in qualsiasi tipo di discorso che facciamo in questo momento, dobbiamo restituire alla gente una porzione di presente, diciamo. È impossibile non parlare del futuro, è anche bello parlare del futuro, ma non c'è attenzione, siamo andati lunghi, non c'è più nessuna attenzione per il presente. In qualunque cosa, non so, faccio questo esempio della scuola, ma solo perché lo conosco da più vicino, ma sono sicuro che c'è un'attuazione che vi può riguardare da vicino. In questo momento noi possiamo ovviamente continuare a dire, come abbiamo sempre detto, il tuo traguardo è arrivare là, tra un anno e mezzo, il tuo lavoro, la tua struttura, eccetera. Ma noi dobbiamo sempre bilanciare con fra un'ora facciamo questo. In questo momento concentrati su questo. Perché il presente è così evanescente, lezioni da lontano, forse sì, forse no. E tutto quello che invece accade va ringraziato e va salutato, ecco, in quanto presente proprio. E penso che poi sia la stessa cosa anche per la prassi che riguarda la nostra salute in questo momento. Qui c'è un mondo che pensa solo a quando il vaccino arriverà, il vaccino proprio, mitico. Però domani tu hai mal di testa, adesso c'hai qualcosa che non va. E quello in questo momento dov'è? E noi dobbiamo molta attenzione, molta cura per questa cosa che chiamiamo presente e che dobbiamo assolutamente evitare che diventi una categoria abbandonata. Bene, un piccolo percorso, ma mi sembra che l'abbiamo fatto, e quindi vi ringrazio, vi saluto, sono lieto che una parte considerevole di tutto questo cammino sia fatto con noi, con la scuola. Spero che vi troverete bene con noi e sono sicuro che nel nostro modo di fare, che viene da lontano, viene da un modo un po' obliquo, qualcosa sicuramente ci sarà di prezioso che potrete portarvi a casa. Spero qualcosa anche di questa mezz'ora che abbiamo passato insieme. Suerte a todos. Grazie Alessandro Baricco. Noi abbiamo raccolto qualche domanda anche nei giorni precedenti alla trasmissione, gliene pongo un paio delle tante raccolte. Si chiede, siamo stati definiti e disegnati eroi, ma anche picchiati nel pronto soccorso negli ospedali. La responsabilità è di un racconto giornalistico emotivo e noi come operatori dovremmo sottrarci a tutto questo o partecipare a questo? Questa è una domanda difficile proprio, ma la pandemia è sostanzialmente una figura mitica, è fatta di narrazione, quindi più del 50% di quello che accade in questo momento è figlio della narrazione. Poi esistono cose che accadono, prima fra tutti erano ovviamente il virus e il suo andare per il mondo. Esiste, è una cosa che evidentemente è presente, ma dopodiché i colori, le conseguenze, i ritmi e proprio moltissimi degli accadimenti sono figli del fatto che gli umani, la comunità degli umani sceglie una narrazione piuttosto che un'altra. Non è possibile sottrarsi, cioè purtroppo la domanda è una domanda teorica, ma in pratica tutti noi facciamo parte di un sistema di realtà che chimicamente è costituito per più della metà da sostanze narrative. Non pensiate che questa è una cosa tremenda, orrenda, perché al contrario, è una delle forze degli umani. Gli umani sono ancora qui e sono riusciti a vincere un sacco di loro nemici anche dentro se stessi, proprio perché fanno un uso della narrazione fantastico. Però poi non bisogna pensare che si possa sfilare veramente via. Cioè non esistono i fatti senza narrazione. Non esiste una verità che sia igienicamente isolata dalla narrazione, e quello che esiste è un intreccio chimico tra cose che accadono e cose che si raccontano. E quindi può girare male, può girare bene, ma non perdiamo tempo a pensare me ne posso isolare. Ecco, è una narrazione collettiva che costruiamo tutti, non solo quegli altri cattivi, quelli che non ci vogliono bene, la costruiamo tutti, anche noi.
La direzione in cui va, la rotta in cui va, dipende veramente da forze sismiche o da maree che nessuno riesce veramente a interpretare o a decifrare, tantomeno a prevedere, però è così. Ed è un contesto non stupido che io penso che anzi contribuisca a dare forza poi alla comunità umana. Citava la salute circolare della virologa professoressa Capua, ma questo presuppone responsabilità e generosità della comunità. Possiamo aspettarci questo? Sì, perché secondo me la grande stagione dell'egoismo incomincia a sfumare. Forse avevamo bisogno di questa grande, grande orgia di egoismo, di individualismo, dovevamo passarci in qualche modo per crescere, però è una cosa veramente che se tu vedi dov'è in questo momento molto forte, non è nelle parti più interessanti della comunità civile. E quindi con un processo graduale ma non lentissimo, io credo che quello che oggi noi chiamiamo generosità sarà invece come fosse la normalità. È una specie di egoismo temperato, diventerà la regola rispetto alla quale qualsiasi atteggiamento diverso sembrerà davvero completamente fuori luogo, come oggi ci sembrano completamente fuori luogo certe forme di violenza che solo 50 anni fa erano quasi normali, no? Oggi non le potremo tollerare. È un cammino. Chi oggi scommette sull'individualismo, sull'egoismo, sulla chiusura, scommette malissimo. Cioè può magari vincere la prossima puntata, ma non alla lunga è destinato a perdere. Un'ultima domanda. Leggiamo sempre nulla sarà più come prima, e lo leggiamo un po' ovunque. Secondo lei sarà proprio così? No, purtroppo l'ho anche scritto in un saggio che ho fatto ultimamente. E, diciamo che la frase nulla sarà come prima si è dimostrata una specie di bigiotteria intellettuale. Senza cattiveria, però insomma, diciamo che chi l'ha partorita, detta, pronunciata, niente, non l'ha vista giusta, ecco. Probabilmente è tramontata definitivamente quando è stata detta dopo Torri Gemelle, dopo l'11 settembre, che sostanzialmente, come sappiamo, in realtà nulla sarà come prima, cioè si è dimostrata radicalmente falsa come frase, diciamo. Da allora non si è mai più risollevata. Spesso io ho l'impressione che tutto è sempre come prima, solo più pulito. Questo voglio dire in generale, no? Questa convinzione qua, che la vera mutazione è in quella direzione lì. Però ecco, sostanzialmente una cosa che possiamo dire è che niente, noi umani siamo come le formiche, cioè tu metti pesti il formicaio, queste dall'istante dopo stanno ricominciando a ricostruire la stessa cosa, meglio, ecco. Non andrei al di là di questa convinzione qua. In questo momento gli umani hanno una rotazione, diciamo, e per questo momento ricostruire il formicaio non significa ricostruirlo come prima con qualche variante, ma hanno capito che è meglio costruirlo proprio in un altro posto. E quindi, ma sempre formicaio è, ecco, non credo che poi alla fine cambi molto. Grazie Alessandro Baricco, grazie di ospitarci grazie nella vostra scuola. E grazie a tutti voi che avete seguito la lezione, l'intervento di Alessandro Baricco. Noi andiamo avanti, aggiungiamo un tassello a questo percorso e lo facciamo collegandoci con Vera Gheno, che dovremmo avere collegata via Zoom. Eccoci, benvenuta Perché sì, lancio 2021. Grazie di essere con noi. Grazie, grazie. Eccomi qua. Purtroppo in remoto, perché ricordo molto bene quella bella sala della scuola Holden, però. Necessariamente ai noi in remoto. Prima con Alessandro Baricco si parlava delle parole, e parole della scienza, le parole necessarie. E vorremmo un po' affrontare con te, Vera, anche questo tema delle parole, le parole che sono anche sovraesposte in questo tempo così fragile e incerto. A te. Sì, io ho chiamato il mio intervento Parole e bolle, e il riferimento è chiaramente più o meno in maniera esplicita alle cosiddette echo chamber, no? Cioè a queste camere dell'eco che si creano soprattutto online,
dove tendiamo a relazionarci solo con persone simili a noi in quanto a preparazione, in quanto a atteggiamenti. Però vorrei fare un passo indietro per poi, come sempre, fare un passo in avanti. Il passo indietro è questo. Allora, noi tutti come esseri umani apparteniamo a quella che per me è la bolla più grande in assoluto, che è quella appunto umana. Come ci ricorda Noam Chomsky, il linguaggio, la capacità del linguaggio, la capacità verbale è la proprietà nucleare dell'essere umano, cioè la cosa che ci differenzia da tutti gli altri animali, che sono capaci di pensieri, in alcuni casi anche piuttosto evoluti, ma mancando della parola, fondamentalmente non possono fare quello che noi umani facciamo continuamente, che è concettualizzare la realtà e renderla raccontabile. Noi esseri umani siamo effettivamente degli esseri narranti, per cui, per esempio, attraverso le parole perpetuiamo la conoscenza. Possiamo parlare, peraltro, non solo del presente, che comunque è importantissimo, ma anche del passato e anche del futuro. Effettivamente in questo momento la narrazione del futuro è un po' difficile, facciamo fatica a immaginarci un domani, questo è proprio vero, mentre è tornato in auge un tempo verbale che era stato un po' negletto ultimamente, cioè il futuro anteriore, quando tutto questo sarà finito. Molto spesso facciamo programmazione in questo senso. La cosa importante da dire è, prima di tutto, come esseri umani, cosa facciamo noi quindi con le parole? Facciamo costantemente tre operazioni. La prima è parlare di sé, e quindi la parola come atto di identità individuale. Possiamo riassumere con io sono le parole che uso. E il grande discrimine è fra le parole che uso senza pensarci troppo e le parole che uso perché ci ho pensato fino in fondo e quindi sono perfettamente consapevole appunto dell'impiego di una parola invece che di un'altra. Ovviamente, siccome siamo anche animali sociali, questa operazione di atto di identità non la facciamo da soli, isolati, ma la facciamo in mezzo alle altre persone. E quindi, mentre operiamo un atto di identità individuale, operiamo anche un atto di identità collettivo, nel parlare con gli altri. Quindi la parola è relazione. E nel misurare le mie parole col prossimo, riconosco continuamente chi fa parte della mia tribù, diciamo così, e mi differenzio dagli altri. E questo a tutti i livelli, cioè da quello più basso, più semplice, la tribù della famiglia, la tribù degli amici, a quello più alto, più complesso, la tribù dei professionisti come me, la tribù dei miei simili da un punto di vista di preparazione, di background. La terza cosa che facciamo continuamente appunto con la parola è parlare del mondo, e quindi, come accennavo all'inizio, la parola è mezzo di comprensione della realtà. Cartelliniamo continuamente la realtà in modo da, come dicevo prima, renderla raccontabile, e questo porta anche a una conseguenza abbastanza esplicita. Più ho parole a disposizione nel mio carniere, più sarò anche in grado di mettere a fuoco le cose. Chi ha un lessico limitato, delle capacità comunicative limitate, gioco forza, è come se avesse una rete da pesca con delle maglie molto ampie dalle quali si perde dei pezzettini di realtà, non riesce a trattenerli. Questo è, diciamo così, una visione della competenza linguistica abbastanza condivisa e secondo me anche abbastanza icastica, cioè rende molto bene l'idea. Ora, quando studiamo, passiamo subito alla questione degli specialisti, no? Quando studiamo, che cosa succede? Succede che noi entriamo nell'ambito di un linguaggio specialistico, quale che sia. E qual è il ruolo dei linguaggi specialistici? In primis di essere semanticamente più precisi possibili, non fraintendibili, quindi X vuol dire solo X. Non a caso Francesco Sabatini, grande linguista, li definisce contesti linguistici rigidi e massimamente espliciti, cioè non c'è nessuna implicitezza. Quando io sono un medico, quando io sono un giurista, ogni parola che io uso ha un significato molto preciso. Non è come quando io scrivo una poesia che, no, pensate ai versi degli ermetici, sono poche righe e posso farci 20 pagine di esegesi, di spiegazione. Ecco, questo non succede con i testi specialistici, che invece dovrebbero essere molto più espliciti già in partenza, in modo da non permettere delle interpretazioni varie, cioè l'interpretazione è molto precisa. E questo è il ruolo di ogni linguaggio specialistico, cioè da quello del parrucchiere, per intendersi, a quello del fisico nucleare, da quello del linguista o della linguista, quale sono io, a quello del medico, del virologo, dell'epidemiologo. E tutto questo
funziona molto bene. Ora, che cosa succede però quando un esperto, una persona molto esperta, deve uscire dal suo ambito più ristretto, cioè smette di avere una conversazione inter pares, no, con i suoi pari, e ha bisogno di portare fuori ciò che sa, il suo expertise. Noi pensiamo spesso al disagio dell'ignorante, e quindi la persona che non ha molte competenze, che non capisce. In fondo anche Umberto Eco, no, in quella famosa frase che viene spesso ricondivisa sui social network, se la prende con gli imbecilli. Poi sulla frase di Eco ci sarebbero da fare molti distinguo. Ma insomma, io invece vorrei riportare il focus sul colto. Esiste un disagio del colto? Sì. E come mai c'è? Allora, intanto c'è un disagio strutturale negli italiani, tutti, che è dovuto alla distanza, al cosiddetto gap, tra la lingua della scuola, che è molto lontana dalla lingua che noi usiamo nelle nostre interazioni quotidiane, chiamiamola lingua della strada. Ci sono questi due estremi, quindi si va dal egli si recò, che è assolutamente fuori, no, dalla nostra realtà attuale linguistica, a bella bro. E nel mezzo, ecco, nel mezzo, moltissimi italiani hanno un problema di mobilità tra i registri. E questo provoca un disagio, un oggettivo disagio linguistico che non è proprio solo di chi non ha studiato, ma ahimè tocca anche i molto esperti. Anche perché quando io ho studiato tanto, mi sono sforzato tanto, in un certo contesto, succede un'altra cosa. La lingua non ha più solo una valenza comunicativa, ma assume anche una valenza identitaria. Cioè, io ribadisco la mia posizione all'interno della società e faccio vedere agli altri quello che so anche tramite il modo in cui parlo. È quella che io chiamo la comunicazione performativa, laddove invece la comunicazione dovrebbe tendere a essere generativa, cioè creare ponti. Invece la comunicazione performativa è quella che ti dice ti faccio vedere quanto so. E quindi le parole che diventano potere, cioè strumento di potere, di esercizio del potere, anche perverso, rivendicazione di posizione, rivendicazione di competenza, rivendicazione di ruolo. Io sono l'esperto e tu devi stare zitto. In questi casi il linguaggio specialistico diventa una gabbia. L'iperspecializzazione del linguaggio è una sorta di rifugio di chi ha studiato tanto, in modo che non ci si debba neanche raffrontare poi con l'uomo della strada. Però quando ci si rinchiude in una gabbia linguistica, quello che succede è che si rompe il patto comunicativo con la persona che ho di fronte e si entra in modalità azzecca-garbugli, no? Tanto per citare la figura di Manzoni. Ne va di comprensibilità, ne va di contatto con la realtà, si perde in autorevolezza, perché oggi, tra l'altro, l'esperto non è più intoccabile come una volta, è già stato detto questo, no? Che non c'è questo rispetto sacro per la conoscenza. C'è un nuovo sistema mediale, in gran parte dovuto a internet, a come sono cambiati i rapporti di forza fra esperti e non esperti, anche grazie o a causa di internet, e quindi, ecco, io non posso dire semplicemente lei non sa chi sono io, questo non mi rende autorevole. Infatti gli errori classici che fanno gli esperti online è la rivendicazione della competenza, ti devi fidare di me perché io sono laureato in, la fatica, l'esplicitazione della fatica di rispiegare, abbiamo già parlato mille volte di questo argomento, non si può sempre ripartire, eccetera, eccetera, e poi spesso ci si trincera dietro l'idea che i social non siano un contesto adatto all'approfondimento, oppure il contesto in cui si è, no? Si è a un programma televisivo, qui non posso dilungarmi nello spiegare, e questo un po' taglia la possibilità a chi anche magari vorrebbe capire di potersi accostare alla conoscenza. La conoscenza come qualcosa di quasi magico, no? E devo ribadire questa distanza tra la mia conoscenza e la tua scarsa capacità di comprendermi. Allora, come si fa a rientrare da questa situazione potenzialmente pericolosissima? Allora, intanto io vorrei ricordare uno dei miei studiosi preferiti, che è Herbert Grice, che negli anni 70 enunciò il principio di cooperazione, che fondamentalmente dice che in un'interazione comunicativa nessuno può essere passivo e nessuno può lavarsene le mani. Quindi è vero che da parte di chi ascolta ci vuole un movimento verso chi sta parlando, ma è anche vero che chi sta parlando, chi ha anche una certa competenza, deve assumersi una grossa fetta della responsabilità comunicativa. Quindi la domanda è: che cosa posso fare io? Non che cosa devono fare gli altri, o come sono gli altri, o se non hanno abbastanza competenze. Dal principio di cooperazione Grice fa discendere quattro massime. La massima della quantità. Scrivi o parla quanto serve, né troppo né troppo poco.
spesso succede che chi è molto competente tende a scrivere o parlare senza argini perché io sono io e quindi tutto quello che dico è rocolato, no? E invece bisogna anche imparare a zippare, come direbbero alcuni. La massima della relazione, scrivi o parla rimanendo sul pezzo. Se uno riesce a rispondere, come dire, in maniera precisa a una domanda, normalmente è perché è competente in quell'argomento lì, mentre invece se inizia a fare il peripatetico, no? A parlare per circolocuzioni, è un modo anche per, purtroppo, far vedere che non siamo molto esperti di quella cosa lì. 3. Scrivi o parla nel modo più chiaro possibile. Questa è la massima del modo. Tullio De Mauro dice, tutto si può dire in maniera semplice, semplice non vuol dire banale. E 4. La massima della qualità. Scrivi o parla cercando di essere sincero. Il che fondamentalmente vuol dire parla di ciò che conosci bene e in cui credi, cioè di cui sei convinto. E questo, da questo discende secondo me un altro principio che è se c'è bisogno della tua competenza non tacere, cioè non ti fare spaventare anche dal lagone, altrimenti evita. Perché un'altra convinzione che spesso hanno gli esperti, io stessa, è di essere tuttologi. Invece l'essere esperti di un certo campo, ahimè, non ci rende esperti in tutti gli altri. Quindi bisogna sempre pattugliare con grande attenzione i confini della propria conoscenza. E quindi io propongo di ripartire da 3 domande per tutti. Cioè, contesto, in che contesto sto agendo? Ognuno ha le sue regole di ingaggio. Interlocutori, a chi mi sto rivolgendo? Pensate che su internet interlocutori vuol dire virtualmente tutti. E quindi, come direbbe ancora il mio maestro Tullio De Mauro, concentriamoci sull'ultimo, su quello che fa più fatica a capire. Perché se io automaticamente provo a rivolgermi a lui, è molto probabile che a cascata tutti gli altri mi capiscano. Non esiste l'interlocutore ideale. E poi interrogarsi, terza cosa, sulla propria volontà comunicativa. Esattamente cosa voglio dire. Come diceva Italo Calvino nelle lezioni americane, è molto importante avere un disegno dell'opera ben chiaro in mente prima di procedere. Assumiti, ognuno di noi si dovrebbe assumere l'onere del fallimento comunicativo, invece di dire sono stato frainteso, le mie parole sono state mal interpretate, lavorare su di sé, perché come dice Antonio Gramsci non c'è cultura senza relazione. Beh, quindi cosa vuol dire questo? Fondamentalmente cura la relazione. Nel momento in cui curo la relazione e quindi vedo la comunicazione in una prospettiva appunto non più performativa, ma generativa, succedono grandi cambiamenti. Prima di tutto in noi, che cambiamo completamente atteggiamento nei confronti della comunicazione, per esempio la smettiamo di prendercela col prossimo che non capisce, piuttosto ci facciamo la domanda, sarò stato stata sufficientemente chiaro o chiara io? Che cosa posso fare io di meglio? Perché è importante questo? Perché vedo che una delle cose che oggi succedono molto spesso è quello di percepire il problema della comunicazione, cioè c'è un problema nella comunicazione, questo lo vediamo, ma distanziarsene. Prima di tutto in orizzontale, dicendo è vero che c'è un problema, ma sono gli altri, no? E quindi io mi tiro fuori dal problema. Il secondo tipo di distanziamento è in verticale, è una questione troppo grande perché io, che sono solo un piccolo essere umano, me ne posso occupare. Invece, secondo me, in questa bolla mediale con relazioni di forza molto modificate, è importante che ognuno di noi, per quanto piccolo, si prenda in carico un pezzettino di responsabilità rispetto alla qualità della comunicazione, in una prospettiva ecologica, appunto. Se ognuno di noi impara a comunicare con una certa attenzione nei confronti dell'interlocutore, secondo me è un po' paragonabile allo smettere di gettare cartacce per strada, no? Che uno pensa che non risolva il problema dell'inquinamento, però è un tassello per quanto microscopico. Grazie. Vera, grazie davvero per queste tue riflessioni, grazie perché ci hai parlato delle parole, però ci hai parlato della relazione e in fondo della responsabilità che ci porta anche al concetto di comunità. Stiamo affrontando anche questo tema e grazie perché sarai una delle 8
giurate di qualità che analizzeranno i lavori degli operatori della salute che si cimenteranno nella terza edizione del Perché Sì 2020. Io prima di salutarti ti chiedo questo: si è parlato tanto anche con Alessandro Baricco di una necessaria narrazione e insomma qualche mese fa Nick Enfield dell'Università di Sydney ci ha detto che anche gli scienziati devono essere degli storyteller. Insomma, è un mondo in cui però tu ci dici la competenza fa ancora la differenza, e il messaggio che ti senti di dare anche agli operatori della salute che ci ascoltano e che parteciperanno anche al concorso, qual è? Un tuo consiglio, una tua pepita d'oro? Ma io un po' credo di averla detta nel mio discorso. Una cosa che ritengo particolarmente importante è: tutti quanti quando creiamo un oggetto di comunicazione siamo tutti tesi sul fare bella figura, che è sacrosanto ed è umanissimo, però attenzione che il fare bella figura non oscuri le finalità reali di quello che voi state creando. E quindi quella cosa di chiedersi chi sono io e cosa voglio comunicare, chi sono i miei interlocutori e qual è il contesto in cui avverrà questa, no, in cui finirà questo mio oggetto di comunicazione, io credo che siano essenziali, proprio per passare dalla mera performance comunicativa alla generazione, alla generatività, che secondo me è la chiave del presente, perché viviamo nell'era della comunicazione, quindi nessuno può lavarsi nelle mani. Grazie, grazie di cuore Veragheno, Perché Sì 2021, lancio di questa nuova edizione, e a prestissimo, speriamo dal vivo, a presto, grazie, grazie Vera. Insomma, stiamo capendo come la comunicazione e la narrazione siano delle forti responsabilità, e noi abbiamo provato nel lanciare questa edizione anche ad ascoltare, perché insomma non c'è racconto che non parta poi prima dall'ascolto, e lo abbiamo fatto con un monitoraggio, un'indagine rivolta a tutti i partecipanti delle due edizioni precedenti del Perché Sì, e quindi prima e seconda edizione, ai quali abbiamo chiesto con lo tsunami della pandemia cosa è cambiato nella vostra quotidianità, nel lavoro, nella relazione con un paziente che sì, più connesso, armato di smartphone, di tablet, e però è anche più fragile, più insicuro. Allora vi faccio vedere le evidenze e ne parleremo tra pochissimo con i prossimi due ospiti, perché insomma ci raccontano in fondo tutto questo. Allora, vediamo un po', questa è la prima chart che vi faccio vedere. Al di là del canale, quale ritieni che dovrebbe essere il messaggio da veicolare per aumentare quella che è l'elemento di fiducia nei confronti della vaccinazione? E c'è questo elemento importante: la quasi totalità del campione intervistato, 68%, ci dice vaccinarsi tutela la propria salute e quella dei propri cari. C'è un altro elemento importante che è legato al 36% sulla tutela delle persone più fragili, se ne è parlato tanto in questo anno di Covid-19, e poi vaccinarsi tutela anche la cittadinanza con una responsabilità in qualche modo sociale. Torno indietro per farvi vedere questo cartello che insomma agli operatori della salute coinvolti abbiamo chiesto: secondo la vostra esperienza, in che modo ritieni che la continua attenzione mediatica sulla pandemia abbia influenzato la fiducia e l'attenzione dei cittadini sul tema delle vaccinazioni? Per il 63%, a pari merito, hanno espresso questo parere: i cittadini riconoscono l'importanza dei vaccini come strumento di prevenzione, i cittadini riconoscono l'importanza dei vaccini soprattutto per i soggetti più a rischio, e poi c'è un 47%, i cittadini ritengono che le informazioni provenienti dai media in materia di vaccini siano poco affidabili. Quindi c'è anche un tema di fiducia di coloro che emettono i segnali e partecipano di fatto a questa narrazione. Però vi faccio vedere questo cartello che ci racconta anche come è stato devastante l'impatto non soltanto in ambito sanitario ma in tutti i vari comparti. In base alla tua esperienza, c'è una nuova attenzione da parte dei cittadini sulle tematiche relative alla salute? E qui abbiamo di fatto un plebiscito da parte di tutti i rispondenti all'indagine che è stata chiusa pochi giorni fa con il nostro partner che ringraziamo. E allora, proprio su questo vorrei coinvolgere i nostri due prossimi ospiti. Intanto grazie perché ci state seguendo in tanti attraverso i canali social e il live streaming. Vorrei coinvolgere Anna Odone, professore ordinario di igiene all'Università
di Pavia e di fatto membro della nostra giuria per Perché Sì 2021, e poi dovremo avere anche il dottor Italo Francesco Angelillo, presidente della City, nonché presidente della nuova giuria 2021 del Perché Sì. Benvenuti, tra qualche istante li vedremo di fatto a schermo e ascolteremo da loro se insomma questa situazione è davvero così come ce la raccontano i dati esposti prima, il monitoraggio di coloro che operano di fatto nella salute e nei distretti di prevenzione dei territori. Dovremo avere quindi Odone, professoressa, e intanto siamo live, ringrazio chi ci sta seguendo, hashtag Perché Sì per continuare ad interagire sulle nostre pagine social, e abbiamo ancora tante argomentazioni e racconti da declinare in questo percorso. Eccoli qui, li vedo, professoressa Anna Odone e dottor Italo Francesco Angelillo. Partirei da lei, Odone, perché insomma questo tsunami Covid-19 ha impattato moltissimo la filiera della salute e tutti gli operatori. Dal suo punto di vista, lei come vede questo impatto anche nella relazione medico-paziente? Cos'è cambiato? Anche forse in virtù di una maggiore, non so, chiedo a lei, digitalizzazione degli operatori della salute? Sì, molte grazie e un saluto a tutti. Beh, devo dire che sicuramente il sistema salute oggi ha 8 mesi di pandemia, soprattutto sul versante degli operatori sanitari, è un sistema stremato, se lo possiamo dire, e mi riferisco soprattutto agli operatori sanitari, ai medici e a chi si è dedicato in questi 8 mesi al contrasto a livello clinico, e poi parleremo anche di prevenzione del Covid. E ho usato un termine, voglio dire, così importante come stremato, perché si tratta di una condizione che ha provato non solo l'operatività, ma anche la psicologia di chi ha operato nel sistema salute, perché ci si è trovati ad operare in condizioni inizialmente di sorpresa e di incertezza rispetto anche a quelle che dovevano essere le scelte da prendere in campo clinico. Noi siamo operatori della prevenzione, ma ben sappiamo che l'incertezza clinica nell'affrontare clinicamente questa patologia è stato uno dei motivi di forte preoccupazione. Stremato dalla condizione anche psicologica di incertezza e di paura che attiene alla sfera sanitaria, ma anche a tutti gli aspetti sociali di questa pandemia, e la preoccupazione di operare in una condizione di ristrettezze di risorse e di servizi. Questo ha sicuramente impattato. Noi ci occupiamo di prevenzione, e per cui ritengo che aver focalizzato l'edizione di quest'anno su quello che può essere stato l'impatto indiretto e negativo, come da allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sui sistemi di prevenzione, in particolare sull'offerta dei servizi vaccinali, sia una questione che merita particolare attenzione, perché i dati preliminari che abbiamo di calo, per esempio, delle coperture da stime che sono state condotte a livello globale, ma anche alcuni dati che cominciano ad essere disponibili su quella che è la situazione italiana, denotano un forte calo, soprattutto per alcuni programmi vaccinali, per alcune fasce d'età, e che quindi pone dei problemi sia sull'impatto sia sulle attività da mettere in atto per il recupero di questi casi. Arriveremo tra pochissimo anche alle attività, la vorrei coinvolgere anche su questo. Intanto vorrei sentire Angelillo, perché insomma la professoressa Odone parlava del messaggio, del monito, dell'allarme dell'OMS, che insomma ha parlato anche di pandemia invisibile, sia per quanto riguarda il divario di genere, l'impatto dell'emergenza che ha avuto, ma anche per quello che è lo stravolgimento dei calendari di prevenzione, e non soltanto legati all'ambito vaccinale. Su questo, Angelillo, come avete fronteggiato questo davvero tsunami, e siamo un po' più preparati rispetto all'inizio, rispetto diciamo a quella che viene definita prima ondata, in questa fase qui di fine anno? Sì, grazie. Prima di tutto devo ringraziare la Sanofi. La Sanofi la ringrazio perché con questa terza edizione la Sanofi percorre ancora una volta con questa iniziativa la strada dell'informazione culturale e dell'impegno sociale. Quindi
i miei complimenti vanno alla Sanofi. Perché? Perché lei lo diceva inizialmente, cioè siamo nella seconda fase. Tre considerazioni. La prima, la straordinaria attività che è stata svolta fino adesso dai diversi operatori sanitari, non solamente nell'ambito delle attività ospedaliere, quindi le strutture ospedaliere, ma anche nel territorio, quindi da igienista. Io devo riconoscere l'eccellente e straordinario lavoro che è stato fatto nel territorio, quindi dai dipartimenti prevenzione, in tutta l'attività che svolgono rutinariamente. Ricordo che i dipartimenti prevenzione devono tutelare la salute della collettività, quindi dei cittadini. Mi fa piacere le domande che lei ha ricavato dalla survey che è stata fatta, in cui è stata evidenziata come sia importante la vaccinazione, sia importante tutelare la salute, sia importante tutelare la salute della popolazione fragile. Quindi in questa seconda ondata siamo pronti. Sicuramente con la prima ondata l'esperienza è stata, a mio avviso, talmente travolgente, come lei diceva, uno tsunami che ha travolto tutta la filiera della salute, non solamente nelle attività ospedaliere, ma ripeto anche nelle attività di prevenzione. Sicuramente la preparazione c'è, lo vediamo adesso con tutti gli interventi che sono stati messi in atto, i continui interventi che vengono messi in atto per cercare di arginare, di difendere, mantenere e preservare la salute della comunità. Sicuramente quello che è ancora necessario fare, noi l'abbiamo sottolineato diverse volte, anche come Società Italiana di Igiene, lo ricordo già da aprile, quando noi abbiamo segnalato come board calendario per la vita, che ricordo oltre agli igienisti ci sono anche i pediatri, i medici in generale, come fosse straordinariamente importante non dimenticare quelle che sono le altre vaccinazioni, cioè quindi quella che è la tutela della popolazione infantile, della popolazione adolescenziale, degli anziani, gruppi a rischio, popolazione fragile. E perché immaginavamo, e purtroppo così poi si è verificato, richiamando un po' quello che lei diceva anche, il monito dell'OMS è quello di non distogliere l'attenzione dalle altre patologie infettive, questo purtroppo non si è verificato. Ricordo la vaccinazione antinfluenzale, noi avevamo sottolineato come fosse importante partire in anticipo, proprio perché eravamo certi, e purtroppo lo stiamo sperimentando in diverse regioni italiane, come ci sia una qualche difficoltà nella possibilità di ricevere la vaccinazione antinfluenzale, che per noi era strategica, non solamente per quelle che sono i gruppi a rischio, la popolazione fragile, ma ricordo che da quest'anno la vaccinazione antinfluenzale viene anche fortemente raccomandata per i soggetti dei 60 anni, quindi non più i 65. Questo, e faccio l'esempio della mia regione, c'è ancora qualche difficoltà nella possibilità di ricevere la vaccinazione, e questo sicuramente mette a forte rischio ancora una volta il nostro sistema, il nostro servizio sanitario nazionale, perché ci troveremo di fronte a soggetti che magari poi con patologie simili influenzali si recheranno, ahimè, come già stiamo verificando, o dai medici di medicina generale o nei pronti soccorsi per chiedere prestazioni. Quindi sicuramente noi siamo, a mio avviso, più preparati. Ricordo e chiudo come sia straordinariamente importante investire nelle risorse. Parlo di risorse anche umane, noi l'abbiamo segnalato anche qui diverse volte. Non la sentiamo più, aspetti, forse adesso torniamo con l'audio. Mi sentite? Ora di nuovo sì, prego. Quindi dicevo, per chiudere, la grande necessità che c'è di investire nelle risorse umane, ricordo che i dipartimenti prevenzione non hanno solamente il Covid come unica attività, ma c'è tutta l'attività che deve essere garantita per tutelare la salute, dagli alimenti all'ambiente e, ripeto ancora una volta, le vaccinazioni. Grazie Angelillo, perché poi ci interroga anche rispetto ai temi legati alla programmazione e un appello anche al gioco di squadra tra istituzioni e tutti gli attori del sistema salute. Torno a lei, Odone, perché prima Alessandro Baricco ci parlava della scienza che oggi noi ascoltiamo, e la scienza anche che sa ascoltare, la scienza che calma, che dà sicurezza salda, ma è pronta anche a riaggiornarsi e a mettersi di fatto in discussione. Le chiedo che tipo di percorso è stato fatto in questo. Insomma, c'è una narrazione che diventa anche responsabilità. Quali sono i prossimi passi sotto questo aspetto, anche di voi che seguite anche tutti gli operatori della salute, siete in primo piano sul tema prevenzione?
Comunque devo dire che questa domanda mi fa estremo piacere professionale, ma anche un po' più di professionale quasi umano, rispondere a questa domanda, perché come ha in parte anticipato il presidente della nostra società, il professor Angelillo, la prevenzione non è un'azione impositiva, la prevenzione si propone alla popolazione target cercando di coinvolgerla con un atteggiamento che in ultima analisi vuole essere un coinvolgimento attivo e responsabile di chi deve adottare dei comportamenti di prevenzione, a partire dalla prevenzione vaccinale. Per cui l'obiettivo è raggiunto tramite la comunicazione che deve essere una comunicazione non solo informativa, cioè noi passiamo dall'informazione alla comunicazione e vogliamo arrivare a quella che è l'educazione sanitaria. L'educazione sanitaria in ambito preventivo è quel processo in cui una comunicazione e un trasferimento di messaggi scientificamente e tecnicamente corretti arriva alla popolazione che la registra, che la assorbe con un atteggiamento attivo di apprendimento e la traduce in comportamento che aderisce a quello che è salutare. Quindi la politica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che adesso viene traslata a livello nazionale e regionale, ma anche in esperienze locali, di mettere la popolazione al centro dei processi di cura, ed è una cura che non è solo diagnosi, trattamento e riabilitazione, ma che parte dalla prevenzione, è la grande sfida che noi abbiamo, e credo che l'emergenza sanitaria in atto abbia sottolineato in maniera prepotente la necessità di arrivare a questo obiettivo contribuendo con tutte le nostre forze, che passano da una comunicazione corretta dagli operatori sanitari, dai cosiddetti scienziati, così come li definiva Alessandro Baricco prima. Grazie Odone, perché ci dice insomma che questi messaggi non possono essere impositivi, ma devono accompagnare anche un percorso di sensibilizzazione. Vi faccio vedere questo contributo video che arriva dagli Stati Uniti, dal Dipartimento della Salute dell'Ohio, che in piena emergenza prima ondata ha realizzato un video rapido, breve, snack program, 30 secondi per declinare il concetto di distanziamento sociale. Vi chiedo di vederlo insieme a me, poi vorrei su questo video un commento dal presidente Angelillo e da lei, professoressa Odone. Guardiamo il video e torniamo in studio. E allora uno straordinario video che ha fatto il giro del mondo, dei social. Presidente Angelillo, di fatto, mi permetta una battuta, gli operatori della salute un domani, ma forse già oggi, devono diventare anche dei registi, videomaker, storyteller. Cosa ne pensa? Ma sicuramente sì. Il video è efficace, puntuale, in 30 secondi fa capire con l'ultima frase e come abbattere la curva, come ridurre la curva. Noi sentiamo oggi sempre parlare della curva, il aumenta, diminuisce. Io vorrei ricordare il 1973, il colera a Napoli. Il colera a Napoli fu sconfitto, il colera, e questo è diventato, a mio avviso, il simbolo contro la cultura antivaccini. Ricordiamolo che la fotografia che troviamo sul Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 è la fotografia con la quale ci sono le donne, la popolazione napoletana che era sotto la sede del Comune di Napoli per chiedere la vaccinazione. Questo è stato uno straordinario esempio di come un'organizzazione sanitaria, quindi torniamo al discorso della prevenzione, della comunicazione, è riuscita in 2 settimane a vaccinare 800.000 persone a Napoli. Molti ricordano la paura della malattia, però pochi ricordano l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Allora ricordiamo che non c'era ancora il Servizio Sanitario Nazionale. Pochi ricordano la centralità del vaccino. Quindi la comunicazione, quindi il distanziamento, quella in quei 30 secondi, io vorrei che immagini simili, spot simili, quindi storyteller, come diceva Alessandro Baricco, bisogna essere
sicuri, non arroganti, parole, non numeri. Vorrei che gli operatori sanitari riuscissero sempre a trasmettere, non come fanno spesso, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, in questi mesi, i nostri colleghi alla televisione, tutto fanno, a mio avviso, tranne che come dire, non rendere la situazione o come dire, gli elementi utili per poter far in maniera un po' più serena, un po' più tranquilla, affrontare il problema nel quale ci troviamo ancora adesso di fronte. Grazie Presidente Angelillo, la chiusura con Odone a lei. Allora, il video dell'Ohio è di straordinaria efficacia. Io se devo commentare in una battuta dico questo: noi operatori della salute operiamo in un triangolo che è di valutazione, cioè produzione di evidenze, azione, ossia organizzazione sanitaria, e la terza asse del triangolo è la comunicazione. La comunicazione la dobbiamo fare in partnership con chi, e voglio dire il parterre di questa mattinata l'ha dimostrato, è esperto di comunicazione, quindi un'azione sulla comunicazione che deve essere multidisciplinare per offrire i contenuti, la scienza, ed efficace attraverso la collaborazione con esperti di collaborazione, per essere davvero efficace ed arrivare alla popolazione e metterla al centro dei processi di cura e di prevenzione. Grazie, grazie Anna Odone, grazie Italo Francesco Angelillo per essere stati con noi. Insomma, come dicevano i nostri due ospiti, questa narrazione deve essere plurale e attraverso poi il gioco di squadra si riesce anche a vincere la soglia di attenzione di un utente che è di fatto connesso. Torniamo indietro per i prossimi 5 minuti ai due vincitori della scorsa edizione. Dovremmo avere con noi il professor Paolo Castiglia, Università degli Studi di Sassari, e Gianuario Aulicino dell'Università Statale di Milano. Di fatto sono loro i due vincitori della passata edizione, e 2019 di fatto, seconda edizione, e hanno poi avuto anche un percorso di formazione in quanto vincitori dell'edizione. Partirei dal professor Castiglia, abbiamo un paio di minuti a testa, ma so che poi la sintesi è anche un vostro dono e di questo vi apprezziamo. Raccontateci la campagna con la quale avete vinto e come riuscite poi nel vostro lavoro anche quotidiano legato al mondo della salute a declinare una comunicazione che è scientifica, autorevole, ma è anche social e deve essere necessariamente efficace. Professor Castiglia, parto da lei. L'attiviamo col microfono? Sì. Eccola, la sentiamo. Salve, buongiorno a tutti. Vorrei spendere 10 secondi in premessa per ringraziare Sanofi per l'occasione che ci ha dato, perché è stato veramente un gioco, è stato divertente, è stata anche un'esperienza costruttiva partecipare al contest nella sede di Roma, dove ci siamo potuti confrontare con altri, con esperti comunicatori, e questo ha contribuito a far crescere noi una cultura della comunicazione, soprattutto fra i giovani, perché lì al contest hanno partecipato molti giovani, e questo è stato uno scambio veramente proficuo di esperienze, e abbiamo poi intrecciato anche dei rapporti di collaborazione. Il nostro progetto è nato all'interno del sito vaccinarsiinsardegna.org, che è una delle declinazioni della rete dei siti vaccinarsi nazionale. Il sito quindi lavorava già sulla comunicazione vaccinale, e il progetto è nato all'interno del piano di prevenzione regionale della Regione Sardegna, che ha individuato vaccinarsiinsardegna.org come sito di comunicazione vaccinale ufficiale della regione. E quindi attraverso il sito abbiamo contribuito a comunicare la campagna di vaccinazione della regione Sardegna. E la nostra idea è stata quella di partire con un progetto di vaccinazione anti-influenzale degli operatori sanitari come modello per lanciare la campagna poi anche degli adolescenti degli anziani, dell'infanzia, sfruttando avvalendoci di un testimonial di eccellenza nella nostra città di Sassari, era la squadra della Dinamo Basket, e quindi il leitmotiv della campagna è stato quello di scendere in campo contro l'influenza, e noi siamo andati in campo, abbiamo partecipato nel palazzetto, abbiamo fatto delle attività
in campo con i ragazzi, e questo perché volevamo motivare dal basso la popolazione, in particolare quella giovanile, anche se partivamo da un messaggio vaccinale che non era quello dei giovani, ma degli operatori sanitari. Gli operatori sanitari che vaccinavano se stessi per proteggere anche i soggetti fragili all'interno dell'ospedale, e poi da lì il lancio di tutte le altre vaccinazioni, utilizzando, avvalendosi, dicevo, anche del sito vaccinarsiinsardegna.org, che da quel momento ha avuto un incremento delle consultazioni, e quindi oggi continuiamo a sfruttare questa spinta che è stata data da quel... Aspetti che non la sentiamo più, ma adesso ritorna. Ok, e il nostro sito oggi registra più da 2.000-2.500 nuovi utenti ogni settimana, e utenti che ci chiedono e ci contattano. Il sito è anche interattivo, quindi non soltanto un repository di documenti, ma mettiamo news e rispondiamo e diamo anche delle risposte organizzative vaccinali per gli utenti. Grazie Castiglia. Intanto chiedo a Iavichino, che vedo già entrato, siamo in diretta ovviamente, di togliere l'audio dalla camera, perché entra in diretta nel flusso del nostro talk, ma tra pochissimo lo ascolteremo, concluderà i lavori. E intanto io mi sposto a Ulicino, Università Statale di Milano, quindi dalla Sardegna ci spostiamo in Lombardia, che questi mesi è stata falcidiata dal Covid-19. Il vostro progetto, in tempi non sospetti, quando ancora di Covid-19 non se ne parlava, come è stato realizzato proprio in due minuti e su cosa avete deciso di puntare? Buongiorno a tutti, io ringrazio Sanofi innanzitutto per l'occasione, per la possibilità dataci, e volevo ringraziare in particolar modo la nostra squadra, che è quella di ATS Città Metropolitana di Milano, capitanata dal dottor Faccini. E sottolineo squadra, perché noi e Vaccini è la squadra vincente, una squadra vincente è il titolo della campagna. Noi abbiamo scelto sostanzialmente il mondo dello sport per comunicare in modo universale a tutta la popolazione. Vaccinare uno sportivo per arrivare a vaccinare i suoi familiari, per arrivare a vaccinare la sua cerchia di amici, ma più che altro vaccinare uno sportivo sano e che vuole rimanere sano. In due minuti vi spiego quali sono state le fasi. Innanzitutto si è partito con l'approfondire i rischi da vaccinazione che sono legate al mondo dello sport, ed è stato prodotto un capitolo dedicato ai vaccini sul manuale medico del calcio del dottor Volpi. Abbiamo poi sintetizzato e semplificato i messaggi principali in una locandina che è diretta alla popolazione, che è stata diffusa a tutti i centri CONI, ai centri sportivi universitari e agli ambulatori di medicina dello sport del territorio. Ma più che altro si è poi passato alla produzione di una serie di post e di hashtag veloci, immediati, quindi pensati espressamente per i social network, che sono stati condivisi dagli account ufficiali dell'agenzia, quali Facebook e Twitter. Ma più che altro l'effetto principale della nostra campagna è stato il fatto che gli stakeholder sportivi sono passati a ricondividere la ricondivisione di questi post, che sono diventati virali. Questi sono stati un po' i punti principali che ci hanno permesso di comunicare in modo sorprendente, ma potrei dire anche vincente, a fasce di popolazione inaspettata. Quindi grazie. Sostanzialmente questo. Grazie a Ulicino, perché andare a fasce di popolazione che insomma prima non si riuscivano a intercettare, è stata questa la vostra anche abilità. Grazie anche a Castiglia, che ci ha fatto vedere anche la targa, il premio, il riconoscimento. Due dei vincitori, chissà quali saranno i prossimi della prossima edizione. Noi per presentare al meglio l'edizione 2021, però lo facciamo attraverso anche le leve dei nuovi linguaggi, dei linguaggi del disegno. Ci guardiamo questo video che presenta la nuova edizione e poi andremo a dialogare brevemente con l'autore. Video e poi torniamo in studio. Gli amici, il cibo e l'amore sono le priorità della vita, ovvero cose a cui ci piace dedicare del tempo. Ma ovviamente esistono anche le cose a cui non ci piace dedicare del tempo, come andare dal dentista, fare un trasloco o lavorare la domenica.
Ognuno di noi ha una sua scala di priorità, in cui però nulla è veramente fisso, ma dipende dalle condizioni in cui ci troviamo. Ad esempio, un forte mal di denti farebbe saltare subito al primo posto il dentista. Durante il 2020, l'emergenza sanitaria del Covid-19 ha stravolto le scale di priorità di tutti noi, facendo retrocedere verso gli ultimi posti le visite mediche di controllo ed i richiami vaccinali. Questo cambiamento rappresenta una problematica seria che sta avvenendo purtroppo in tutto il mondo e infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già lanciato un allarme per il calo vaccinale. Le conseguenze potrebbero portare a focolai di malattie infettive che oramai non vedevamo più da anni. Quindi, come possiamo riavvicinare le persone, soprattutto adolescenti e adulti, alla prevenzione vaccinale? Per la terza edizione di Perché Sì, stiamo cercando giovani esperti in igiene e sanità pubblica che sappiano trovare nuovi metodi per dialogare con i cittadini utilizzando il linguaggio contemporaneo e possibilmente tecnologico. Per dare forza alla vostra competenza scientifica, un team di comunicatori vi attende, così che le vostre idee potranno diventare delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione. Noi crediamo che la salute sia una priorità da tutelare e che le vostre idee possano fare la differenza. Per maggiori informazioni potete consultare il regolamento al sito www.vaccini.sanofipasteur.it oppure al sito www.sanofi.it. Ed eccoci, allora, l'avete riconosciuta, la voce del divulgatore scientifico sui social e poi televisivo, Giulio Pompei, voce e anche matita. Benvenuto, Giulio. Grazie, un saluto a tutti quanti. Allora, tu sarai uno degli 8 giurati che poi valuteranno i lavori di chi si iscriverà al concorso. Secondo te un consiglio che ti senti di dare a chi poi parteciperà a questo lungo percorso che poi porterà ai vincitori nell'autunno 2021? Beh, guarda, sicuramente nell'avvicinarsi alle persone bisogna trovare un linguaggio che sia in grado di semplificare senza sminuire. Questa è un po' l'idea che io ho sempre in mente nel realizzare i miei video. Quindi cercare di trovare un modo per dialogare, soprattutto, ecco, questo anche è cambiato. Ecco, questo utilizzo anche dei video, poi ci colpisce questa cosa, mettersi nei panni dell'interlocutore. Tu in questo video, insomma, hai raccontato come abbiamo avuto una vita di fatto stravolta in questo 2020 e il rispetto poi anche dei calendari vaccinali ci potrebbe proteggere anche negli anni che verranno. Lo spunto iniziale è stato il dentista per te è deleterio e deleterio per molti di noi, ma come è partito lo stimolo e il racconto di questo video nel momento in cui ti ci sei messo? Ma è sempre un modo di cercare di immedesimarsi nel cercare di veicolare un messaggio, quindi quale potrebbe essere un'esperienza negativa, e quindi ho pensato al dentista in questo caso. Sicuramente quello che penso ogni volta poi nella scrittura di un video è cercare di capire quali possono essere e le difficoltà per le persone di ricevere un messaggio, perché di fatto nella scrittura e nella realizzazione dei video devo risolvere una problematica, una difficoltà che è quella di far accettare il nuovo messaggio, che di solito appunto diciamo trova degli ostacoli. Senti, ti chiedo un'ultima cosa, qual è secondo te l'abilità maggiore oggi nel raccontare la scienza attraverso all'animazione o un video di animazione, anche per chi vorrà misurarsi in questo tra gli iscritti della nuova edizione? Ma guarda, probabilmente quello di fuggire dai paroloni scientifici. Io penso che ci sia stato questo in parte di errore nella comunicazione passata, che ha reso un po' il mondo della scienza superiore al resto e tagliando fuori la comunicazione, quindi il dialogo con le persone, che dovrebbe essere un valore che dovrebbe essere riportato, diciamo, ritrovato e ristabilito. Quindi trovare un linguaggio semplice, senza sminuire, perché poi la scienza è una cosa ovviamente importante. Grazie, grazie allora Giulio Pompei di essere stato con noi, grazie del tuo contributo e anche nel giudicare i lavori di chi si iscriverà al contest. Noi andiamo avanti, grazie anche per la partecipazione di questa mattinata insieme, e l'ultimo
elemento, ultimo ma non ultimo, come spesso si dice, è una chiusura di questo nostro incontro, uno dei giurati, degli 8 giurati di Perché Sì 2021, che ci parla di come poi la narrazione sia anche impegno. L'abbiamo visto anche ascoltato nelle parole di Alessandro Baricco, quando ci parlava dello storytelling anche come responsabilità individuale e collettiva. E allora, proprio su questo vorrei coinvolgere Paolo Iabichino. Eccoci, benvenuto. Ciao Giampaolo, scusate l'intrusione di poco fa, bentrovati. Era tutto studiato ovviamente per catturare l'attenzione. Cominciavo a scalpitare, no, ero solamente preso di un attacco di roba. No, grazie intanto per avermi coinvolto in questo progetto. Sono contento anche del fatto che tu stai parlando da Scuola Holden, dove sai che io in qualche modo sono coinvolto come maestro su un college di story design, e non posso che trovarmi d'accordo con quanto sicuramente ha sostenuto il preside prima di me rispetto all'importanza della narrazione come responsabilità individuale e collettiva. Un'importanza che, sai, da dove sei tu è assolutamente chiave per noi, per tutti i ragazzi, insomma, che ci stanno intorno. Devo dire che appena fuori, però, questa liturgia, questa sacralità che, insomma, dovrebbe essere dentro questo mestiere, un po' viene purtroppo dilapidata, viene proprio sperperata. E spiace dirlo che è proprio la narrazione scientifica quella che secondo me paga la colpa più grande, soprattutto ovviamente fatta fuori la narrazione politica, fatto fuori un certo tipo di giornalismo ricattato anche, se vuoi, dallo storytelling. Paradossalmente la narrazione scientifica mi sembra quella meno impegnata da questo punto di vista. Ora spero di non dire nulla di sconveniente e di non risultare inospitale, però è un dato, ed è un dato certo, e Giulio in qualche modo poco fa ce l'ha sottolineato, no? Il fatto che lui sia così impegnato in una semplificazione di una materia che richiede anche una grande attenzione, una grande profondità, e che lui sia riuscito a trovare un registro comprensibile e commestibile ai più, gli fa onore. Il fatto che noi si sia impegnati con questa attività e con questo concorso a fare in modo che altri replichino questa magia è sicuramente è un dato meritevole per tutti, per tutte le persone in questo momento coinvolte su questo tema. Ma se siamo qui è proprio per colmare un deficit, cioè l'insight, come dire, di partenza è che la narrazione scientifica non si è mai impegnata da questo punto di vista ad abbracciare così anche la poetica dello storytelling, ma di uno storytelling sano, non della pornografia dello storytelling che sulle emozioni e dentro le emozioni ci sguazza, no? Per me, e poi tu lo sai benissimo perché su questo ci siamo confrontati più volte, la sacralità, no, del racconto nasce nel momento in cui le emozioni degli interlocutori, che siano lettori, che siano ascoltatori, che siano banalmente anche consumatori, incontrano l'autenticità della sorgente, no? Che deve stare sempre più lontano, quando ci riesce, da intanto intenti seduttivi un po' fini a se stessi, e poi anche, se vuoi, dalla manipolazione, no? Di un certo sentire che troppo spesso, molto spesso, diventa ruffianeria, diciamo così, diventa compiacimento, diventa vanità, e c'è da trovare in questo momento più che mai
un registro da questo punto di vista che si sforzi di essere onesto e veritiero il più possibile. Perché sai qual è il rischio? Il rischio è che noi si faccia di un sentimento molto nobile come quello della paura l'ispirazione per il nostro scrivere. E siccome sul sentimento della paura, insomma, altri in politica in qualche modo ci hanno travolto, a me piacerebbe che qualsiasi esercizio venisse portato avanti da qui in avanti su questi temi stesse molto lontano da questo tipo di insight. Vedi, ogni volta che si scrive una storia si parte in qualche modo da una tensione, no? Specie nel mio mestiere, io mi occupo di creatività pubblicitaria e banalmente abbracciamo consumer insight, sempre più spesso abbracciamo tensioni. La narrazione dell'impegno sempre più da parte delle marche le costringe a un racconto che è fatto sì di parole dette, ma è fatto anche di parole agite, no? C'è un bellissimo adagio che dice walk the talk, no? Camminare le parole. Allora, se noi riusciamo a tenere la barra dritta su questo tipo di alchimia, no? Tra la parola detta e la parola agita, che è quello che in questo momento molti brand stanno percorrendo, allora secondo me abbiamo buone possibilità di ribaltare un po' la prospettiva di storytelling troppo spesso inflazionati, troppo spesso abusati, semplicemente nel rispetto di alcune regolette narrative che ci fanno scrivere sempre in un certo modo, no? Quando invece i racconti più sinceri, i racconti quelli che funzionano meglio, sono quelli che permettono sì il meccanismo empatico, no? Giulio usava il dentista da questo punto di vista, come device narrativo, è partito da lì, no? Però vedi come era tutto sommato sincero, basico, basilare, nel mettere i panni degli altri. Empatia vuol dire fondamentalmente questo, vuol dire vestire un'emozione, vestire l'emozione dell'altro. Impegnarsi in questo, oggi più che mai, e anche nella narrazione scientifica, questo è fondamentale, significa rinunciare alla banalizzazione del sentire comune, rispettarlo e provare a costruirci storie che arricchiscano, che nutrano, che risolvano molto banalmente una problematica. È strano che siano oggi, parlo dal mio osservatorio, i brand chiamati a fare questo, no? Però non possiamo prendercela con i brand, insomma. Molti di loro stanno fondamentalmente riparando alcuni, altri risarcendo, però ciascuno lì fa i conti con la propria onestà intellettuale. Io sono un po' preoccupato rispetto a quello che vedo in questo momento, rispetto ad alcuni titoli che paventano la panacea come, insomma, come ormai raggiunta, quando poi invece ci rendiamo conto che alcuni titoli favoriscono altri titoli che sono i titoli di borsa e qui si gioca una partita rischiosissima, che è quella di intorbidire le acque tra ciò che deve essere fatto, tra ciò che è giusto fare e tra ciò che purtroppo qualcuno strumentalizza pro domo proprio. È vero che siamo immersi in un contesto dove tutto è politica e di conseguenza tutto è diventato consumo, ma lo storytelling vero, quello di cui parlava Baricco, non si gioca su questi registri, non si gioca su queste poetiche.
si gioca su racconti altri, più nobili, più dignitosi da un certo punto di vista, e io mi sforzerò di guardare i lavori dei ragazzi solo e soltanto da questo punto di vista, cioè la lente deve essere una lente critica dai meccanismi delle seduzioni narrative, no? Parlo delle seduzioni, quelle più voyeuristiche, quelle più, io le chiamo pornografiche, ma ovviamente tu Gianpaolo sai esattamente come collocare questa semantica in quello che è il mio lavoro. L'impegno non è più delegabile in questo momento, non è più qualcosa che possiamo far arrivare dall'alto o affidare, se volete, alle istituzioni. C'è un appuntamento che è stato mancato con questi temi e adesso vengano impegni così importanti gestiti sia dal punto di vista personale che collettivo che da chi fa mercato. Se il fare mercato rientra in una logica di profitto finalmente sano e non di profitto speculativo come quello che abbiamo visto fino a qui, in fondo la pandemia è arrivata a salvarci da questo punto di vista. Bergoglio l'ha detto benissimo, no? Non sprechiamola questa crisi, facciamo in modo che questo fantasma della nuova normalità si allontani il più possibile, perché prima del Covid di normale non c'era proprio nulla, insomma. Impegnarsi vuol dire fondamentalmente questo, scrivere l'impegno significa fondamentalmente questo, significa ribaltare questo tipo di prospettiva e cercare di agire scrivendo, capito cosa voglio dire Paolo? Cioè mettere parole in fila che diventino azioni. Allora questo è il modo secondo me più nobile di ridare dignità a questa materia e fare in modo che chiunque oggi si trovi a raccontare delle storie nuove, anche relative a temi così delicati, così spinosi, così spaventevoli da un certo punto di vista, faccia bene questo mestiere pensando al rispetto di chi queste storie in qualche modo le porta dentro la propria vita, no? Queste storie a un certo punto risuonano. Il destino, voglio dire, della sorgente risuona con il destino del destinatario. E allora, se questa alchimia funziona, come dire, vinciamo tutti. Il meccanismo diventa win-win-win, no? Altrimenti, nulla di grave, per carità, però semplicemente perdiamo una grande opportunità di stringerci. Guarda, proprio come una comunità, in fondo i racconti erano questa roba qui, nascevano per cementare delle comunità intorno a dei racconti che arrivavano da lontano e che risultavano identitari. Questa cosa qui, secondo me, è ancora una magia importante e non capisco, e secondo me nessuno ne è esente, non capisco perché veramente la medicina e la scienza non abbiano mai compreso quanto fosse importante invece sintonizzarsi con questo tipo di sensibilità. Non so se sono stato chiaro nel raccontarti quali secondo me debbano essere i punti fermissimi da cui non si può transigere, perché in nome dell'empatia si possono anche scrivere delle zozzate. Si manipola un sentimento e lo porti a tuo uso e consumo, no? L'abbiamo visto fare in tantissime narrazioni prevalentemente politiche. Io vorrei, ecco, come dire, ristabilire un perimetro di gioco, visto il luogo dove sei, aggiungendo appunto il valore di una storia agita, di una storia praticata e delle parole che diventano azioni.
Grazie Paolo Iabichino. Oltre le seduzioni, oltre le manipolazioni, per una narrazione anche di responsabilità, ci sono tanti commenti. Ti chiedo soltanto una cosa che un po' ricalca anche la prima domanda fatta a Alessandro Baricco. Oggi gli operatori della salute devono partecipare sui social alla narrazione? Devono dare il loro contributo, a tuo avviso? Ma senti, è una domanda veramente pelosa. Secondo me in questo momento nessuno può esimersi da una conversazione così diffusa, no? Però è importante che la responsabilità di ciascuno sia sentita in primissima persona, prima di tutto. Cioè, ma questo lo facciamo, ciascuno di noi lo fa nel proprio feed, no? Cioè, allora, io credo che in questo momento il silenzio sia pericoloso, no? Soprattutto su questi temi, e chiunque abbia qualcosa, un qualsiasi contributo da dare al collettivo per acquisire conoscenza o comunque semplicemente spirito critico è più che benvenuto. Io ho sempre creduto che questi meccanismi alla fine agiscano anche come un setaccio. Io sono un grande tifoso dell'intelligenza collettiva, forse perché ho scoperto, ho scritto sull'internet della prima ora e da lì non mi sono mai allontanato, nonostante tutte le storture che ne sono seguite. Io credo che poi alla fine agisca un meccanismo di riconoscimento dell'inutile, diciamo così. E quindi io non mi sento di censurare la buona volontà di chi ha voglia in questo momento di contribuire in maniera divulgativa, né di censurare chi in questo momento sta intorbidendo le acque. Ho talmente rispetto delle persone in rete, delle persone che ascoltano, dei lettori, nonostante tutto, che alla fine io credo che ci sia un meccanismo di setaccio per cui le persone alla fine fanno emergere ciò che veramente conta e ciò che veramente vale. Grazie. Paolo Iabichino et Iabicus per le navigazioni in rete. Grazie di essere uno degli 8 giurati del Perché Sì 2020. A presto. Ciao, ciao, ciao. Grazie Paolo. Beh, allora la testimonianza di una narrazione che non è soltanto nelle parole, ma è anche nell'impegno concreto. Abbiamo provato a declinare tutto questo oggi qui dalla scuola Holden, che ci ha ospitato per il lancio di questa edizione e che poi ospiterà i vincitori del concorso Perché Sì 2020. Un ringraziamento fortissimo al team Sanofi Pasteur, al team della comunicazione di Sanofi Italia, alle squadre che ci hanno aiutato, Tri, Live Med, grazie moltissimo alla squadra e allo staff di Scuola Holden che ci ha ospitato, grazie a tutti voi per averci seguito e buona innovazione a tutti.